Sono tornati il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, da Montefortino, un comune colpito dal sisma in provincia di Fermo, Valeria Della Iera, di 43 anni, e Cristian Venu, di 18. I due volontari inviati dal comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana, infatti, sono arrivati nelle Marche e hanno dato il loro contributo per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Un'esperienza molto forte che gli ha fatto vedere da vicino le difficoltà, paure, sofferenze di chi ha vissuto il terremoto e a causa delle scosse ha perso tutto. Sono emozioni forti perché gente che nel giro di 15 secondi ha perso tutto, c'è chi ha perso addirittura la famiglia. È gente che, non avendo più un tetto, è completamente distrutta a livello interno, quindi è gente che purtroppo sta male e che spesso vede nella Croce Rossa e tutti i soccorritori o comunque tutte le associazioni che sono presenti in queste zone è una figura di grande aiuto e sono riconoscenti in questo. Sono persone che hanno bisogno di aiuto costante, anche un abbraccio, un sorriso, scambiare due parole a loro li aiuta molto perché è gente che è rimasta sola. Poi hanno gente che ha avuto anche morti, feriti anche a livello del paese, della famiglia dove sono. Quindi è stata un'emozione forte e siamo contenti di aver potuto partecipare, di aver lasciato un segno anche noi in queste situazioni di emergenza, dove partecipare sicuramente ti rende orgoglioso, ti rende fiero. Essere un volontario significa essere primi a essere umili con tutti, e soprattutto quando io penso che quando succede una situazione del genere, che possa essere nel nostro paese, che possa essere nel mondo, non si può restare fermi, perché è una situazione che coinvolge tutti. L'esperienza è stata forte, sentita più che altro. È stata un'esperienza positiva per noi che ci sta facendo capire la realtà. È diversa vederla in TV che essere là. Trovarci là è tutto diverso. Le esigenze sono tante, perché persone che avevano tutto e si ritrovano a niente, non avere niente. E quello che abbiamo constatato è a livello di vivere non manca niente, perché c'è un aiuto costante per loro. E stanno bene, però psicologicamente non ci sono. Purtroppo ci sono tantissimi disagi, ora ci ritroviamo là con la neve, meno 18, il freddo si fa sentire. Loro sperano tanto di trovare una sistemazione il più presto possibile.